Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, sono Lorenzo, come dice la maglietta, è un caso che ce l'abbia, giuro, però da qua potete capire il mio nome. Non tutti mi conoscete, visto che il mio canale è un canale di recensioni di smartphone, tablet e basta, però oggi siamo qua per fare l'unboxing della PlayStation 4, quindi l'ultima console di casa Sony. Non so se farò l'Xbox One, anzi non penso. Ho la Play, visto che ho un fratello che è molto appassionato di videogames, preferisce la PlayStation, quindi ha optato per la Play 4. Bene, quindi facciamo questo unboxing. Allora, cominciamo subito ad aprire la confezione. Eccoci qua, andiamo a spacchettarla. Allora, scusate, sarò un po' groppo, è la prima volta che faccio l'unboxing di una cosa così grande. Vediamo un po' all'interno della confezione cosa troviamo. Apriamo la scatola, partiamo dalle cose meno interessanti, quindi manualistica, ovviamente in italiano, dipende da voi dove la comprate. Il joystick, dopo andiamo a vedere com'è questo nuovo joystick. Poi ovviamente troviamo vari cavi, cavetti, eccetera eccetera. Allora, qua abbiamo il cavetto USB, micro USB come nei telefoni, per fare la ricarica del joystick, immagino. Qua abbiamo il cavetto che andrà collegato all'alimentatore, che non c'è ancora, oppure no, forse questo è il cavo che va direttamente sulla PlayStation, vedete, con l'ingresso ovviamente della Play. Cosa molto interessante, le cuffiette, anzi una sola cuffia. Quindi con jack da 3,5 e una cuffia con il microfonino. Perfetto. Altra cosa molto interessante, cioè molto interessante, ovvia, il cavo HDMI, quindi per collegare la TV ovviamente in Full HD o comunque HD. Andiamo a vedere la PlayStation, quello che interessa a tutti. Ecco qua la Play. Allora, andiamo ad aprirla. Oh, voilà. Allora, vediamo subito com'è fatta. La faccio da vicino. Molto tagliente, sembra una Lamborghini. Questo è un canale, vedete, macchine, telefoni, giochi, di tutto. No, scherzo, comunque continuo a fare solo telefoni. Questi sono delle piccole deviazioni di percorso. In ogni caso, questa è la parte frontale. E abbiamo, come vedete, scusatemi, due ingressi micro USB, l'ingresso per il CD, eccolo qua, logo scritta PlayStation 4, lato sinistro abbiamo le prese d'aria, però non c'è nessun connettore. Parte posteriore abbiamo un sacco di connettori invece, ovvero il cavo HDMI, il cavo per la presa LAN, per internet quindi, e qua abbiamo la presa di corrente, qua abbiamo altri vari connettori AUX, digital out, optical, questo devo dire che non conosco bene l'utilità, mi informerò, scusate l'ignoranza. E qua abbiamo i vari loghi delle scritte HDMI, Dolby Digital e quant'altro. Logo PlayStation e basta. Perfetto, questa quindi è la console. Diciamo che in generale per dimensioni è leggermente più piccola e più sottile della PlayStation 3, prima versione, che ho dato dentro per prendere questa, quindi quella fatta, non quella Slim. Andiamo a vedere il joystick, come volete chiamarlo. Eccolo qua, in confezione ce n'è solo uno ovviamente, visto che costa comunque sui 69 euro. Allora, eccolo qua, vediamolo da vicino. Abbiamo i soliti tasti X, cerchio, triangolo, quadrato, freccette, i vari joystick qua, che non mi ricordo come si chiamano, ditemi voi nei commenti. Ovviamente qua abbiamo l'ingresso per la ricarica micro USB. Qua abbiamo R2, R1, L2, L1. In mano devo dire che è molto comodo, vi faccio vedere uno vecchio. Ecco qua, vedete la differenza.
Diciamo che in mano si tengono abbastanza bene, sì, è meglio questo perché ha le corna, diciamo, più lunghe, molto comodo, leggermente più leggero anche. E niente, qua abbiamo un solito tasto per connettere la play. Qua abbiamo un ingresso per la, uno per le cuffie, vedete, e uno penso per una basetta di ricarica che dovrebbe esserci, ovviamente si compra a parte. Questa parte qua davanti è touch. Bene, il joystick della Play 3 non funziona sulla Play 4, quindi tutto quello che avete della Play 3 dovete buttarlo via se date via la Play 3 o venderlo, fate come volete. E niente, direi che per questo unboxing è tutto. Poi se volete posso fare, anche se non è il mio campo, un gameplay. Ho qua due bellissimi giochi. Eccoli qua. Ho preso FIFA 14, cioè mio fratello ha preso FIFA 14, visto che se avete FIFA 13 e non so, altri giochi della PlayStation 3 usciti nell'ultimo anno, potete cambiarli con solo 15 euro in più, almeno da GameStop dove l'ho preso io. Non so se si può dire, ma non penso sia niente di grave. E poi ho preso anche Killzone, che è, non so, è un gioco fatto apposta per la Play 4, tipo Halo per l'Xbox. Se volete posso farvi provare tutti e due, ditemi voi se volete che ritesti, io sono molto scarso. Vabbè, in caso farò mio fratello, vediamo. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se non farò altri video su giochi PlayStation eccetera, spero che vi iscriverete, metterete un mi piace su Facebook. Ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!